Gergei è un piccolo paese del Sarcidano di circa 1100 abitanti. La sua storia è antichissima, risalente fino al periodo nuragico. Il turista rimane rapito dalla visita al paese, che conserva un centro storico ancora integro, per certi versi unico nel suo genere in Sardegna. Sono le esperienze a fare la differenza per chi visita Gergei. Sembra che il tempo non sia mai passato. I cittadini hanno un'ospitalità straordinaria che si trasforma in occasioni di incontro in ogni circostanza. Particolarmente interessante lo spettacolo dei murales che si trovano in ogni angolo del paese. Il problema delle zone interne è lo spopolamento, ed è per questo motivo che in tanti paesi si organizzano manifestazioni ed eventi per far sì che i territori siano raggiunti dal maggior numero di persone, affinché il visitatore possa assaporare le tradizioni che in città sono sicuramente passate, ma che all'interno della Sardegna fanno parte quasi della quotidianità. Gergei, insieme a Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Suelli, Guasila, Gesico, Mandas e Nurri, fa parte del circuito Savoris Antiguus, e ogni anno in paese si riversano migliaia di persone. Siamo veramente soddisfatti, un bagno di gente, tantissima gente. Questo è anche grazie a tutti quelli che credono in questa manifestazione, perché siamo solamente alla 9ª edizione, ma è come se fossimo alla 100ª edizione, perché ce la sentiamo dentro sino al midollo. Quindi tutti ci crediamo, tutti andiamo avanti e tutti puntiamo a valorizzare quello che è questo evento, Savoris Antiguus. Mi aspettavo un'affluenza così alta perché il lavoro dei miei compaesani è stato enorme, quindi meritava questo afflusso. I miei cittadini hanno lavorato tantissimo, sono mesi che lavorano per l'organizzazione di Savoris Antiguus e noi siamo orgogliosi del risultato che hanno ottenuto, perché i visitatori stanno andando via entusiasti, contenti, ci fanno i complimenti, e questa è solamente una soddisfazione, perché cerchiamo di far crescere Gergei e vogliamo che questa manifestazione sia un volano in modo che ci metta in vetrina tutte le nostre caratteristiche, tutte le nostre tipicità, tutte le nostre tradizioni, in modo da poterle rivivere tutto l'anno. Siamo 9 paesi del circuito Savoris Antiguus, tutti hanno delle eccellenze e delle peculiarità diverse. Vi invitiamo a vederli. Appuntamento al quale ogni anno prende parte anche l'assessore regionale al turismo, particolarmente legato alle zone interne e a Savoris Antiguus. Ancora una volta credo che prevalgano le tradizioni, i sardi amano queste cose. Vedete che puntare e rafforzare e valorizzare e promuovere le nostre valorizzazioni, le nostre storie identitarie premiano. La gente ama stare così in piazza, vivere queste giornate insieme di sapori antiguus, ma anche di tradizione, quindi io insisterò sempre di più a promuovere e a rafforzare questo concetto. La gente che riscopre la voglia di uscire e di rivivere, ripartendo da chi eravamo e chi siamo, esposizione di prodotti locali, di qualità, di eccellenza. Ricordo sempre che siamo la quinta blue zone al mondo, la Sardegna e l'isola dei centenari. Noi dobbiamo essere fieri di essere sardi, di vivere in questa bellissima isola, dobbiamo essere fieri di queste tradizioni. Io, vedete, che vengo volentieri, ci passo una bella mattinata in mezzo alla gente e in mezzo alle tradizioni, come piacciono a me. Orgogliosi di queste tradizioni, dobbiamo veramente fare promozione di tutto ciò che è la nostra manodopera, gli artigiani. Guardate che ci sono dei pezzi di artigianato veramente bellissimi. Ecco, questi sono i sardi, costruttori, inventori di storie vere, storie autentiche. Beh, dopo 2 anni di pandemia credo che sia un piacere ritornare in mezzo alla gente, ma sia anche un piacere che la politica è in mezzo alla gente, è giusto che sia così, io vengo volentieri e poi onestamente acquisto anche qualcosa, perché è giusto lasciare anche qualcosa nel territorio, quindi faccio la mia parte. Faccio mie delle frasi che dicevano i miei genitori, tutto si decide a tavola, Savoris Antiguus, i sapori
antichi, ma a sapori veri, sapori della Sardegna. E beh, come ho detto prima, l'isola dei centenari è qua, la bella vita, la qualità, l'ambiente, ma soprattutto il buon mangiare. La Sardegna a tavola si ritrova sempre. È ora che anche i sardi facciano un sistema, mettiamoci semmai a tavola, discutiamone, ma siamo uniti e facciamo sistema. Mai più Centu Concrete, Centu Berritas. Cantina Tregenta. Nata nel 1956 nel cuore della Tregenta. Circa 300 ettari di vigneto, circa 1 milione di bottiglie imbottigliate ogni anno. Sagontissa, Donna Leonora, Tenute San Mauro, Tanca Sugonti, Baglione, Duca di Mandas e Antigu. Queste solo alcune delle nostre etichette. Cantina Tregenta, dove le passioni diventano vino. Sardegna24.news, il quotidiano online da seguire sempre. Azienda agricola Fratelli Marcello e Dino Scintu, la trovate a Gergei. A Gergei si conserva un'altra tradizione, quella del ballo tradizionale della Sardegna. In Sardegna non possono mancare le tradizioni popolari, perché noi viviamo di pastorizia, di agricoltura. Dobbiamo riscoprire, come dicevo ai miei ragazzi, ripartire dai bambini, ripartire anche dalle scuole, dalle elementari, insegnare il ballo sardo e portare le nostre tradizioni folcloristiche, tradizioni popolari, il costume, l'abito e i colori in queste bellissime manifestazioni. Oggi iniziamo a Gergei con Saboris Antigus, è un tour di tanti paesi che ospitano questa grande manifestazione. E oggi a Gergei è venuta molta gente. È venuta tanta gente a ballare con noi da tutta la Sardegna, da Sassari a Cagliari, da Cagliari Oristano, in Ogliastra. Addirittura ho visto gente che viene da, anche come Tenara Onoso, dei continenti, insomma dall'estero, a vedere questa grande manifestazione Saboris Antigus. In Sardegna noi non è come il ballo liscio, diciamo, noi non su nasceusu badenzu ballo sardo, veniamo dalle nostre famiglie, dai nostri nonni che loro hanno ballato, hanno cantato e ci trasmettono queste bellissime tradizioni. In molti paesi si nasce, come in Bidano Edullo si nasce badenzu ballo sardo. Nel mio paese mio bisnonno suonava l'organetto diatonico, c'era il compleanno del nipote dove si prendeva l'organetto, la semidiatonica, si suonava in casa, prima non c'erano le feste in piazza, prima si metteva un tavolo in piazza, si metteva il suonatore sopra sul suonatore in pizzo della messa e si suonava su questo balco e la gente ballava e si divertiva al rientro della messa di sfiga, al rientro della vendemmia, era una cosa normale, invece adesso le dobbiamo creare in piazza questi eventi. Le zone interne sono terre di tradizioni antiche e anche di costumi tipici che spesso raccontano. I costumi raccontano tante storie, il costume c'è, cioè l'abito da festa, l'abito di tutti i giorni, l'abito povero, l'abito ricco che si poteva permettere come adesso, che si poteva comprare sa vestimenta, se la comprava, che si poteva prendere sagunelle nabodrau, però c'era anche l'abito di savanettera, quella povera che non si poteva permettere di prendersi un bellissimo abito costoso. Diciamo che forse un turista lo apprezza più di un sardo, perché molte volte anche nelle famiglie manca il parlare con i bambini, parlare in sardo. Io sto facendo un corso di ballo sardo dove ci sono dei bambini che non sanno la differenza tra Samano, Subè e Sagonca, e io ai bambini insegno anche questo, prima a parlare in sardo e poi a ballare in sardo. Gergei ha poi un'altra tradizione, unica nel suo genere. Susesinedu è una composizione di frutta legata assieme con dell'erba palustre, Susessini, e prende il nome proprio di Susesinedu.
Si fa solo qui a Girgei, non abbiamo, dopo varie ricerche non abbiamo mai trovato nessuna cosa che assomiglia a questo. Suse Sinedu si fa in occasione della festa di San Biagio e principalmente viene fatto per i bambini e viene portato in occasione appunto della festa. Si fa prima la processione, poi si va in chiesa, c'è la benedizione Suse Sinedu e poi si riporta a casa. Tutto questo poi è ovviamente la cosa più importante, è la benedizione, perché nel Suse Sinedu abbiamo Sugordonito che comunque veniva portato al collo tutto l'anno, essendo San Biagio protettore della gola, quindi possiamo avere anche le varie cose dall'ardo alla frutta, i fichi secchi, in quello tradizionale. Ma i tempi di oggi andiamo sulle caramelle, cioccolati, i bambini ovviamente più ce ne sono più sono felici, però resta sempre Suse Sinedu, ma Suse Sinedu più bello comunque sia è il tradizionale, fatto con l'erba palustre susessini, con i fichi secchi, il rosario di pane, cocoetto, insomma tutto ciò che ci ricorda i nostri prodotti più genuini.